Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare delle mezzelune con ricotta e zucca, veramente buonissime. Allora, partiamo con fare la nostra pasta. Come già vedete, in coppa ci sono 400 grammi di farina 00, adesso ci andiamo a mettere 5 grammi di sale fino, ci andiamo a dare una giratina e poi pian piano andiamo a inserire 4 uova. Adesso prendiamo dell'acqua, mano a mano che impastiamo aggiungiamo dell'acqua, quindi quando ci regoliamo, poi che l'impasto è bello omogeneo, ci fermiamo. Ebbene, una volta che abbiamo impastato, io ho inserito 50 grammi di acqua, ragazzi, nel caso voi piano piano sempre inserite, perché da farina a farina cambia, quindi ha messo per giù 50 grammi, sempre piano piano. Adesso la facciamo riposare in frigo e passiamo al ripieno. Ebbene, mentre sta riposando il nostro impasto, adesso prendiamo 200 grammi di zucca, la tagliamo a pezzettini, la mettiamo in un codino con un tegame con acqua e la facciamo cuocere a vapore per un quarto d'ora, 20 minuti. Quando vediamo che la forchetta si è inserita nella nostra zucca, la zucca è pronta. Ebbene, una volta che abbiamo fatto a vapore la nostra zucca, l'abbiamo schiacciata con una forchetta. Adesso ho preso anche 250 grammi di ricotta, la andiamo anche a schiacciare con la forchetta e poi l'aggiungiamo alla nostra zucca. Una volta che abbiamo mescolato zucca e ricotta, adesso inseriamo un uovo, un pizzico di sale, un po' di pepe e un po' di noce moscata. E poi andiamo a inserire 2 bei cucchiaioni di formaggio. Quindi adesso inseriamo solamente l'uovo e mescoliamo il tutto. Abbiamo preparato il nostro ripieno, guardate, deve venire pastoso, raga, non liquido, mi raccomando. Adesso prendiamo la nostra pasta e la andiamo a stendere. Ebbene, abbiamo preso il tavoliere, abbiamo inserito un po' di farina, abbiamo ripreso il nostro impasto, guardate. Adesso lo andiamo a stendere con il mattarello e cominciamo a formare le mezzelune. Ebbene, abbiamo steso il nostro impasto, ovviamente l'ho fatto a metà prima. Ho steso l'impasto, ho inserito un cucchiaino di condimento. Adesso prendiamo il nostro impasto e lo andiamo ad avvolgere, chiudiamo. Una volta che abbiamo chiuso la nostra pasta, abbiamo schiacciato per bene i bordi. Come vedete, io già li sto formando. Ho preso un coppa biscotti. Non cerchiamo tutto il cerchio, lo andiamo a fare a metà. E andiamo a tagliuzzare. Ebbene, ragazzi, abbiamo formato le nostre mezzelune di ricotta e zucca. Guardate un po' che carine. Adesso li potete preparare come volete, con qualsiasi tipo di sugo. Io li andrò a fare con sugo e polpette.